Appassionati di opera e di musica in generale in visione all'ascolto, ben ritrovati qui dal Teatro Carlo Felice. Parto da opera perché nella tana del Carlo Felice è di solito l'opera di casa, ma questa sera invece parliamo di sinfonica. Questa è la serata dedicata al 45esimo anniversario della fondazione della comunità di Sant'Egidio e avremo come protagonista assoluto quello che io ritengo il più grande, cioè Wolfgang Amadeus Mozart. Ma per parlare di Mozart e per parlare anche del loro mestiere, continuiamo, come abbiamo già fatto nelle puntate precedenti, a conoscere alcuni membri dell'orchestra. E questa volta appena il regista Walter Rivaldi allargherà l'immagine, avremo una prima sorpresa. Abbiamo dei violinisti. Allarghiamo l'immagine e cerchiamo di avere questa prima sorpresa. Questi violinisti sono abbastanza simili, direte voi, e c'è un motivo. In realtà sono fratelli gemelli e credo che nessun'altra orchestra in Italia, non so nel mondo, possa vantare due gemelli che suonano lo stesso strumento, fra l'altro i violini. Questa è la particolarità proprio, cioè di suonare. Ci sono, noi conosciamo anche altri gemelli, però che suonano, per esempio, uno violinista e uno violoncellista. Molto bravi. Siete assolutamente due violinisti. Sì, siamo due violinisti. Io la differenza è che suono anche violista, mentre lui si è dedicato completamente al violino. Allora presentiamoli per cominciare. Certo. I fratelli Cosso. Per l'esattezza, Angelo Loris sono io. Meno male. Manrico. E Manrico. In realtà, se si scambiassero di posto, come potete notare, io continuerei a chiamare alla mia sinistra Angelo Loris e alla destra Manrico. Manrico, cominciamo da Manrico perché tant'è. Anno Verdiano, Manrico è il trovatore, infatti, quindi esatto. Questo tradisce che in famiglia c'erano dei musicisti. Sì, infatti giusto? Nella nostra famiglia mio padre, buonanima, appunto, ha studiato canto 4 anni da tenore e appassionato, come anche d'altronde mia mamma, e quindi lui ha fatto una predestinazione tenore, quindi da questo Manrico il protagonista. La musica era di casa. Io canto di quella pira col violino. E chi è il maggiore dei due? Perché nei gemelli c'è sempre un maggiore. Il primo nato e il secondo generato. Sì, in realtà quello che dovrebbe essere il più vecchio nasce dopo, invece di essere il più vecchio quello infatti, che nasce prima. Io sono nato prima, se non sbaglio, quindi mi sbaglio anch'io. Il più vecchio è lui, il più vecchio. Io il sono maggiore. Arrivato secondo e mi tocca essere anche il più vecchio. Purtroppo nei gemelli è così. Sì. Allora, per ragioni, partiamo dal più vecchio, per ragioni di... Si vede che è più vecchio. Si vede clamorosamente. Sì, qualche capello bianco in più. Avercene capelli. Allora, intanto per cominciare una domanda che prima mi era venuta spontanea quando eravamo a microfoni spenti. Vi è mai capitato al conservatorio di dare un esame al posto dell'altro? Perché avevate questa chance? Nessuna... l'abbiamo e l'abbiamo anche sfruttata. Potrei dire stendiamo un pietoso velo, ma perché forse è meglio, però sì, l'abbiamo anche più che altro per evitare fatto. Che ci facciano rifare tutto da capo. Non l'ha dati tutti uno gli esami, l'ha visto suonare. No, non era un esame di violino, era di una materia complementare, però è capitato che mi sono fatto interrogare io perché non avevo ero più studiato. Preparato e così è andata bene. Benissimo, abbiamo detto anche questo. Ma ormai tanto quel che è fatto. Sì, sono passati solo 35-40 anni, quindi no, sono niente, dettagli. Poi assolutamente niente. Tutti e due dedicati anche al violino, è curioso perché tra fratelli proprio, ma vi vestivate uguale? Questa è una mia curiosità, un po' infantile, ma come i gemelli? Nei gemelli penso che il fatto di vestirsi uguali è anche un fatto di comodità e praticità anche per i genitori. Risparmio, certo. Perché per evitare poi magari... E poi tra l'altro anche i gusti sono anche senza volerlo uguali, perché a volte capita ancora adesso che pur essendo che abbiamo le nostre famiglie... Certo, quando veniamo alla prova in teatro, è già capitato, che ci vediamo e abbiamo magari su tante camicie una sola uguale e ci mettiamo la stessa e non ci mettiamo certamente d'accordo. Questa, se posso dire, è anche una praticità perché io per esempio ho due figlie che ci sono 28 mesi di differenza, però molto spesso loro si vogliono vestire uguali insieme. Ma questo credo che anche sia. Se sono sorelle, sì, non sono gemelle, è ma logica, è quindi una cosa vicina, ovviamente, ovviamente. Allora, vi vedo e gli spettatori vi vedono con gli strumenti. Sì. Dunque, questi sono presentiamo anche gli strumenti. Perché ne allora, questi i nostri strumenti sono ambedue del liutaio Paolo De Barbieri, il papà del compianto nostro maestro Renato De Barbieri, grande violinista. Che noi abbiamo studiato col maestro De Barbieri a Genova e al Mozarteum di Salisburgo anche. Nel 1971 abbiamo iniziato, quindi qualche anno fa. Sì, e,
suo papà, Paolo De Barbieri, che era liutaio, allievo di Candi, e ha fatto questi. Quindi anche i violini sono gemelli. Sì, questo è un violino del 1928, mentre e questo del mio fratello è un De Barbieri, Paolo De Barbieri del 1934. Ah, quindi sì, questo è lievemente più recente. Quindi hanno molte affinità sonore, dato il periodo di costruzione. Diciamo, Paolo De Barbieri, il maestro, ha subito, diciamo, l'influenza di Candi, Cesare Candi, cioè la scuola di Candi, e quindi ha costruito dei violini prettamente su quella scuola, ma, e quindi si equivalgono come sonorità. Specialmente fino a un certo anno ha costruito, era proprio sotto l'influsso di Candi, e quindi costruiva violini, e diciamo che secondo il mio parere sono come questi, non perché ne ho anche altri degli anni 50 costruiti dopo, ma secondo me sono, cioè, inferiori. Invece di emanciparsi la qualità, perché secondo me, la prima, i primi erano ancora sotto l'influsso del suo maestro Candi, quindi, e dopo l'influsso, diciamo, è diminuito e quindi secondo il mio parere è diciamo così, è diminuito anche il livello, la qualità dei violini. Una domanda che faccio sempre ai violinisti, la volta scorsa avevamo qui Elisabetta, il violino di spalla, Elisabetta Gatti, che sembra poi di spalla, noi facciamo sempre delle brutte figure, sembra sempre una cosa, un po' come il comico di spalla, invece esatto. È di spalla del maestro, quindi in realtà è il primo violino. Da specificare che sì. Lei è il violino di spalla e io e mio fratello siamo, prime parti si dice in gergo, concertino dei primi violini, cioè quello che è vicino al violino noi, di spalla. Noi, per essere precisi, saremmo la spalla della spalla. La spalla della spalla, che diventa una cosa perché, che sembra campanile. Come diceva in campo, diciamo, degli attori comico, la spalla del comico è quello che sì, invece, sì, invece in questo in caso campo, è... diciamo, musicale, il violino di spalla è il primo violino, il primo violino concertatore, sì, non è. E il nostro ruolo invece è di concertino dei primi, quindi noi siamo la spalla del primo violino. Immediatamente praticamente abbiamo avuto qua tra la volta scorsa e oggi tutta la prima serie dei violini, il primo organico. Sì. Stasera Mozart, ma in realtà il violino sappiamo che suona letteralmente sempre, nel senso sia 800 sì, sia sì, opera sì, sia sì, quando non fa il tappeto, quando non emerge. Beh, Mozart sì, certo, Mozart è sempre un autore che è chiaramente il caso più clamoroso di tutta la storia della musica. Vorrei solo citare una cosa curiosa, che questa sera il concerto di Mozart in Re col pianista Marco Vincenzi, noi lo eseguimmo con lui del 78, il 9 giugno del 78, del 35 per anni la prima fa, volta in per occasione, lui in occasione infatti, di del concerto dell'orchestra del conservatorio al Teatro Duse. Quindi, allora, c'è un precedente ben sì, preciso. C'erano i 35 famosi anni che si chiamavano saggi finali, i saggi, no, del conservatorio, del conservatorio, certo, dove appunto il direttore d'orchestra era Aldo Faldi, che a quell'epoca dirigeva i finalisti del concorso Paganini, concorso certo, prestigioso Paganini. Aldo Faldi ha diretto lui, si fece una sinfonia di Haydn, la 104, poi il concerto che abbiamo detto in minore di Mozart con Marco Vincenzi, e poi la fantasia di Beethoven per pianoforte, coro e orchestra al Teatro Duse. Era il concerto era finale il 9 giugno del 1978. Data all'epoca il Carlo Felice, struttura quella all'interno della quale si chiama, era ancora di là da venire, esatto, ovviamente, esatto, perché era il 78, ovviamente, c'era ovviamente il Margherita. Quindi noi ci siamo rivisti, diciamo, anche perché poi ognuno persegue... Rivisti e riconosciuti. Riconosciuti con Marco Vincenzi dopo solo 35 anni. Infatti, ci siamo detti con Marco, Marco, dove eravamo rimasti? Ah, 35 anni fa, vabbè, sono piccolezze. Pensi fra 35 anni anche, non mettiamo limite alla provvidenza. Il violino in Mozart, per il violinista qual è la soddisfazione? Suona sempre, però in Mozart in fondo sono organici un po' più ridotti, in realtà poi in tutta anche la musica del sì, Settecento. Si è forse più alla ribalta, perché nell'Ottocento la musica di Mozart è molto trasparente e delicata, e si potrebbe paragonare al filo di un rasoio, basta un niente per andare esageratamente fuori, è molto limpida, è proprio trasparente, quindi bisogna, come dicevo prima, richiede una tecnica pulita, una tecnica e concentrazione, proprio. Sì, sì, Mozart è sempre stato... La pulizia, la limpidezza e la bellezza della musica di Mozart, la gratificazione di un violinista che suona Mozart, diciamo bene dopo tante ore di studio, perché per arrivare alla precisione è una cosa stupenda, quando uno riesce a entrare in questa ottica è una cosa meravigliosa. Io penso che è anche un organico più ridotto, quindi sì, siete anche senza rete, nel senso sì, si sente tutto. Io credo che Mozart sia il caso più
io lo dico sempre anche ai nostri concerti, non, senza voler essere ripetitivo, il caso più miracoloso di tutta la storia, sì, della musica e forse della storia dell'arte di ogni tempo, di ogni luogo, mondiale, la sua morte, certo, è avvenuta solo a 35 anni, ha scritto qualche cosa che solo che per ricopiare tutto quello che ha scritto tra il catalogo opere, Kirkel porta in 36 Kirkel, anni, mettiamo, 626 quindi, numeri di catalogo, è una cosa incredibile, ma non 626, sì, la bella Gigugin, pensiamo che in quelle 600 c'è il Don Giovanni, musica sacra, che famosi anche duetti per violino e viola che noi abbiamo eseguito molte, sì, volte. Poi anche scrivere la musica con la difficoltà dell'epoca, insomma, non era certo, semplice, non c'erano come stampanti adesso, e computer, stampanti, oppure penne ovviamente che potessero a una certa velocità, insomma non era facile, eppure un vero miracolo. Direi proprio di no. Scusate, vedevo prima, perché prima o poi voi immagino che avrete un impegno questa sera. Tra l'altro riflettevo, stasera è la serata Nemo Profeta in Patria al contrario, perché voi siete genovesi, è genovese Vincenzo, sì, e genovese Zambelli che dirige. Sì, noi quindi siamo veramente... Allora, noi siamo qui dal Carlo Felice, abbiamo fatto la nostra prima entrata, diciamo, l'audizione siete genovesi, nel 1979. E siamo tra, diciamo così, dell'orchestra tra i pochi genovesi. No. Ecco così. Quindi dal 79 sono parecchi anni. E quindi voi avete fatto la trafila del Margherita, ovviamente, avete suonato. Sì, certamente. Sì, tanti anni al Margherita, non si possono dimenticare neanche gli anni al Margherita. Chiaramente questo è un altro teatro, un'altra struttura, una struttura adeguata, ovviamente. Però anche il Margherita ha fatto, diciamo, negli anni ha fatto la sua parte. Sono state fatte anche delle belle produzioni anche lì, devo dire. Caspita, che anche sfidando anche un po' quello che erano gli spazi. Come ci hanno cantato Pavarotti, ci hanno cantato. Siamo riusciti con il direttore Maurizio Arena, la Ida, che era stato veramente una scommessa, perché fare la Ida in teatro così, dove il teatro è stato. Una curiosità, magari infantile anche questa, ma l'orchestra quando è nella buca, nell'opera, che siete gli unici dove, cioè, tutti vedono tutto meno che voi, perché succede tutto un metro e mezzo alle vostre spalle e sopra, per giunta. Sì. Com'è? Nel senso, ma guarda, io mi sono fatto fare un periscopio. No, ecco, a parte gli scherzi. Ora, purtroppo è chiaro che, essendo noi siamo lì per suonare e impegnati anche a accompagnare i cantanti, a suonare, e quindi il nostro, troviamo la nostra, sì, quindi non è che no, si possa... Voi vedete solo il direttore, si vorrebbe, in realtà, perché a volte lo spettacolo è molto bello, le scene e tutti quelli che collaborano per fare... Le godete un po' poco, diciamo. Sì, questo. Beh, però d'altra parte fa parte... Logicamente cerchiamo di stare con molta attenzione alla musica e al direttore affinché ci sia un connubio tra la scena e la buca. Specialmente... Diciamo. Perché certo, il direttore è quello che serve... Sì, diciamo, sì, poi voi giustamente fate il vostro lavoro lì. Come diceva anche un famoso direttore d'orchestra che noi conosciamo bene, Daniel Loren, noi siamo al servizio del palcoscenico, quindi noi dobbiamo, certo, quando c'è l'opera, dobbiamo sempre cercare sempre di seguire bene i cantanti, eccetera, esigenze di scena e tante cose. Io ho qui un disco, un CD, dove si vede chiaramente in copertina che le immagini riguarda voi. Che cos'è di bello? Chi me lo spiega? Allora, c'è scritto Loris e Manrico Cosso. È stato un CD che... Una scommessa, se vogliamo, anche. Perché abbiamo cercato di fare arrangiamenti per due violini soli, senza sovrapposizioni. Abbiamo fatto qualche brano classico e poi abbiamo fatto musiche da film, Morricone, dal Padrino, fino ad arrivare alla Ciarda, la Vedova Allegra, una fantasia della Vedova Allegra, e poi per finire il brano che è quello che raccoglie un po' la nostra genovesità, che è anche il primo brano, per essere sincero, con il quale noi abbiamo suonato la nostra versione personale di Basta che penso. Di Mario Cappello. Sì, a proposito di genovesità. A proposito di genovesità. È un disco che non si può annoverare tra i dischi classici, ma è per quello che diciamo che è un disco che piace a tutti. L'abbiamo decisamente presentato nell'ambito della Notte Bianca del Conservatorio il 21 giugno del 2011 da Roberto Iovino. È distribuito in autoprodotto, la pecca poi di queste cose è autoprodotto, anche perché sinceramente all'inizio pensavamo di fare un demo solo, poi invece è autoprodotto. Per adesso è autoprodotto, posso da noi, dire poi che dopo... La grafica è di Luca Damerini, che è il figlio di Massimiliano Damerini. Sì. Ed è stato casuale anche quello, perché noi cercavamo proprio un grafico e parlandone per caso, anche parlando musicalmente col maestro Damerini, lui dice: ma io veramente un grafico ce l'ho in casa. Allora ci siamo messi in contatto con Luca ed è nato il lavoro
dal punto di vista grafico. Quindi abbiamo fatto, speriamo che possa essere anche distribuito. Dove abbiamo fatto, tra le altre cose, l'inizio del primo brano, Mozart, Eine Kleine, la serenata. Eine Kleine. Riveduta e corrotta, se mi puoi dire, per due violini soli. Quindi è una sfida enorme perché... sì, beh, le note ci sono tutte. È come per un sarto che ha un vestito, diciamo, di taglia 60, cercare di adattarlo per un confezionato 38. Ecco. Io starei qui a parlare tantissimo con voi, ma il tempo, come si dice, è tiranno. Il regista ci lancia, esatto, delle occhiatacce, e voi forse avete qualche cosa anche da fare. Per cui io forse sì, direi magari importante. Sì, vi ringrazio veramente tanto, in bocca al lupo ovviamente per quello che sta per succedere, a una prossima. Senz'altro. Mi sembra che non ne sia stato esaustivo, aspettiamo la prossima ben, volta. Ben volentieri. A dopo. Grazie mille. Benissimo. Adesso... I gemelli Cosso stanno lasciando i nostri studi, intanto si vede dal monitor di servizio, vediamo che la sala si sta riempendo, anche perché fra un quarto d'ora sta per cominciare questo concerto di cui parleremo adesso, e uso il termine plurale perché parleremo insieme a Marco Pescetto, che è già qua negli studi, che sta intanto raggiungendomi, e con lui... Buonasera. Ecco, sentite, per ora c'è la voce, c'è anche l'immagine per quello. Certo. È arrivato anche Marco Pescetta. Allora Marco, dicevamo all'inizio che questo è il concerto mozartiano. Il concerto mozartiano di questa tornata di concerti sinfonici. Dicevo prima che è fatto per il 45esimo anniversario della comunità di Sant'Egidio. Comunità di Sant'Egidio, dunque, fondata. Che ha sede a Roma, mi sembra. Ha sede a Roma, esatto, ma poi si è espansa. È stata da un appena diciottenne ex ministro Ricciardi, diciamo, o meglio, forse ancora in carica, perché il governo qui non si riesce, non si sa mai, per cui lo fondò ancora studente. Praticamente, certo, all'inizio era è un'associazione laica che si occupa, poi appoggiata comunque appunto alla comunità di Sant'Egidio, che è diventata poi, che all'inizio si occupava di ragazzi disadattati, e poi addirittura invece ora si occupa in Mozambico per la guerra, per i feriti, si è espansa a Macadoni, insomma. 45 anni sono anche tanti, e per festeggiare questa sera abbiamo utilizzato Mozart come... Allora, il primo brano che avremo subito sarà il Kyrie. Il Kyrie è una cosa curiosa, perché è solo un Kyrie, non è un Kyrie senza messa, diciamo, e risale ancora... Il Kyrie di Monaco. Il Kyrie di Monaco, cosiddetto, che è ancora nel periodo non di Vienna, ma di Salisburgo, di Mozart. Il periodo dell'Idomeneo, dicono. Esatto, no? Grosso modo quel periodo. Pare scritto mentre si trovava a Monaco, alcuni dicono invece... che forse Vienna, che non è, non è nemmeno già, non è tanto chiara la datazione. In realtà si parla tra il 1780 dovrebbe essere intorno al 1780-81, il che significa, ma era in quel periodo, se ben ricordo, in cui Mozart cominciava a sentirsi stretto l'ambiente di Salisburgo, esatto, e cercava di avere un sacco di occasioni per mettersi in mostra, sperando in un ingaggio. Lui avrebbe voluto fare l'opera, invece il terribile arcivescovo Colloredo, che era il datore di lavoro del padre di Mozart e poi anche di Mozart, non voleva, perché lui appena aveva l'occasione di mettersi in mostra, Monaco piuttosto che Parigi piuttosto, cercava. E questo dovrebbe essere appunto questo Kyrie, che è bellissimo, è una musica stupefacente, forse più sinfonica che sacra addirittura, certo, certo. Ha una, lo sentiremo proprio come pezzo iniziale, pare composto per il principe elettore. Sì, il dedicatario Monaco, no? Sì, era andato a tendeva tentava a di cercare di avere luce. Questo posto di lavoro, cercando per cui di sfuggire alle grinfie di Colloredo. Colloredo, ci fu la famosa defenestrazione di Colloredo, pare che non l'arcivescovo in persona, ma un suo sottoposto gli avesse dato, gli diede proprio una pedata nel sedere, proprio clamorosa, quando, esatto, decise che... Esatto. Ma lui aveva già dato le dimissioni, mentre invece la seconda parte, o meglio, la seconda parte della prima parte, che così non mi capisco nemmeno io, ma sarebbe che prima dell'intervallo ci sarà appunto questo Kyrie, e poi il concerto invece per pianoforte in re minore, che cronologicamente è l'ultimo composto in realtà, perché è stato composto 785. Anche dell'85, invece la seconda parte, la messa, è dell'83. Esatto, e nell'85 appunto c'è tutta questo... una serie di concerti per pianoforte. Esatto, è il momento migliore proprio. Per abbonamento, per sottoscrizione, esatto, no?
quelli erano... Che erano gli unici proventi che Mozart poteva avere in quel in periodo. In quel momento, certo. Che era reduce da Salisburgo e cominciava coglieva la sua libertà creativa, sì. Non poteva esprimere... E tra l'altro teniamo presente che lui era andato lì per fare l'opera e effettivamente l'opera, in quel caso i cattivi siamo noi, perché l'opera ovviamente tutti i teatri dell'epoca, saluto Simone Brizio che vedo entrato in questo momento Simone. Nella regia, no. Che, vi do testimonianza che abbiamo anche il maestro Brizio qua che ricambia i saluti. I saluti. Per cui in realtà all'epoca dicevamo che Mozart avrebbe voluto fare l'opera, ma il teatro di corte era in mano agli italiani. Esatto. Per cui lui stentava, non sapeva, e a parte dare delle lezioni, uno dei sistemi è il concerto in fondo per pianoforte, certo. E orchestra, erano delle cose più semplici, da, più semplici non da comporre, più semplici da trovare committenti, certo. E da riuscire a... Poi era, era famoso pianista e apprezzato pianista. No? Qui fra l'altro... Si chiama pianista, ma in realtà all'epoca è proprio la transizione tra il clavicembalo e il pianoforte è successa, esatto. Proprio allora. In questo momento mi fanno cenno che ci dobbiamo fermare, certo. Perché deve andare in onda la nostra sigla. Facciamo passare la sigla e poi ci ritrovate, non ci muoviamo di un muscolo.